porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Liria Pallanuoto è nata nel dicembre del 2011. L'idea è partita intorno al settembre da Marco Sinigalli e Matteo Spina, che poi l'hanno detta a me e ad altri ragazzi. 14 dicembre 2011 è nata. Abbiamo deciso appunto di fondare l'associazione e iniziare questo percorso. Il maggior traguardo raggiunto è sicuramente l'apertura del settore giovanile a livello societario. Per noi aprire un settore giovanile significa garantire una continuazione nelle generazioni. A livello sportivo la stagione scorsa è stata sicuramente la più brillante, anche perché è stato il nostro secondo campionato e siamo arrivati al sesto posto, abbiamo avuto la terza miglior difesa del campionato. Puntiamo chiaramente a migliorarci. Il ricordo più bello della stagione scorsa è sicuramente la partita in casa, che è stata anche un po' l'incipit di una serie di risultati utili consecutivi. Arrivavamo un po' acciaccati da una serie di infortuni, siamo arrivati alla partita in casa carichi di tensione, però questa tensione l'abbiamo saputa tradurre in un bel risultato, perché abbiamo battuto la squadra che poi è arrivata seconda in classifica in una partita tiratissima proprio all'ultimo sangue. Il pubblico vogherese ha accolto i nostri successi con grande gioia e partecipazione. È stato emozionantissimo vedere il pubblico partecipare così numeroso, gioire insieme a tutta la squadra. È stato fantastico, anche perché fino a tre anni prima non esisteva vedere una partita di pallanuoto a Voghera. La squadra è composta da parecchi elementi, siamo circa una trentina, siamo allenati da Stefano Bissacco. Alle mie spalle si stanno allenando Alessandro Aschei e Francesco Tonini. Francesco si è unito a noi l'anno scorso, veniva da Roma, invece Alessandro è vicepresidente, anche lui ha partecipato alla fondazione. E la qualità principale che abbiamo è che l'ossatura della squadra è fatta da persone molto legate tra di loro, che si conoscono da anni e anni, hanno fatto insieme il liceo, e questo crea attorno poi tutta una serie di dinamiche che permettono a chi viene da fuori o a chi si incontra per la prima volta questo sport di trovarsi a proprio agio, di trovarsi bene, al di là degli aspetti sportivi, proprio all'interno di un bel gruppo. Quest'anno abbiamo un nuovo acquisto, si chiama Cristian Marzullo, speriamo che si voglia unire a noi. Io sono di Piacenza, vivo a Piacenza, origine però catanese, quindi siciliano. Ho trovato questa società perché ho iniziato a collaborare con la piscina dove si allenano loro e farò l'istruttore di nuoto lì. E tra una cosa e l'altra è uscito il fatto che si allenava questa squadra di pallanuoto, a Voghera non avevo mai sentito. La cosa mi è piaciuta. Ho subito cercato di contattare il presidente e il progetto mi è veramente piaciuto. I ragazzi si vogliono divertire, ma si vogliono divertire con impegno, quindi con degli obiettivi, con delle ambizioni. Io personalmente sono una persona ambiziosa, quindi dovevo sposare per forza un progetto così. Sono felice di essere qui oggi e i prossimi mesi a venire. Le nostre porte sono aperte a tutte, sia a ex giocatori, sia a giocatori, sia a chi non ha mai giocato. Ragazzi che magari non si erano mai neanche avvicinati a una piscina,
se non da bambini per imparare a galleggiare o ad ambientarsi in acqua. Inizieremo la stagione il 15 settembre in vasca, invece da questa settimana inizieremo a ritrovarci tutti insieme per iniziare a darci appuntamenti fissi. Dal 15 settembre, che è un martedì, inizieremo a pieno ritmo con gli allenamenti. Quello poi deciderà il mister che tipo di allenamenti farci fare. Chiaramente ci sarà una bella parte di preparazione atletica sul nuoto, che non scherzerà. Il nostro obiettivo è continuare la serie di risultati utili. È chiaro che noi cerchiamo di migliorarci sempre, ogni anno. Dal punto di vista societario, l'obiettivo è quello lì di far crescere il gruppo delle giovanili, tant'è che quest'anno cercheremo di dividere il gruppo in due settori, under 13 e under 17, e cercheremo anche di farli partecipare al campionato, al nostro stesso campionato, chiaramente nella rispettiva categoria, e quello sarebbe davvero un successo per noi. Can you feel me?